Infine, l'ultimo esercizio. La frequenza fondamentale alla quale oscilla una corda tesa lungo 1 metro è 256 Hz. La corda viene accorciata a una lunghezza di 40 cm, mantenendo però la stessa tensione. Qual è la nuova frequenza fondamentale? Notiamo subito che se si dice mantenendo la stessa tensione, vuol dire che non viene cambiata la velocità con cui le onde si propagano lungo la corda. Infatti, le due caratteristiche della corda che determinano, la velocità di propagazione delle onde sulla corda sono appunto la tensione, cioè quanto è tesa e tirata la corda, e la sua densità, il suo spessore, diciamo, la sua densità lineare, cioè per esempio quanti grammi corrisponde a ogni metro di lunghezza. Ora la densità lineare non viene modificata perché la corda è sempre quella. La tensione non viene modificata solo la lunghezza, ma la lunghezza non è un parametro che incide sulla velocità di propagazione delle onde. Quindi la tensione non cambia, la corda è sempre la stessa come densità lineare e quindi le onde viaggiano sempre alla stessa velocità, anche sulla corda più corta. Piccola parentesi, se uno aumentasse la tensione della corda, la velocità delle onde crescerebbe, perché la tensione rappresenta la rigidità della corda. Invece, se uno aumentasse la densità lineare della corda, cioè, la facesse un pochino più spessa, un pochino più pesante per ogni metro di lunghezza, allora, le onde rallenterebbero. Questo perché in generale un mezzo materiale più è denso e più le onde viaggiano lentamente. Viceversa, più è rigido, sarebbe la tensione della corda, e più le onde viaggiano velocemente. Comunque qui abbiamo detto che la velocità delle onde non cambia perché la tensione viene lasciata identica. Questa è la situazione, la corda inizialmente è lunga 1 metro, poi viene accorciata e diventa i 4 decimi di 1 metro, cioè 40 centimetri, cioè i 2 quinti del valore iniziale. Io devo calcolare la nuova frequenza fondamentale, F1', e uso come sempre la formula della velocità. La velocità, me la ricavo, dalle informazioni che ho sulla corda lungo 1 metro. Infatti, applicando sempre la formula della velocità con l'armonica fondamentale, quindi lambda 1 F1, sapevo che l'armonica fondamentale, con la corda lungo 1 metro, l'armonica fondamentale ha una lunghezza d'onda di 2 metri. E la frequenza fondamentale era data dal problema, dal testo, 256 Hz. Così stimiamo una velocità di 512 metri al secondo, velocità che non cambia perché non cambia la tensione né la densità della corda. Quindi la velocità la conosco, 512 metri al secondo. Per trovare la nuova frequenza risonante fondamentale, devo conoscere la nuova lunghezza d'onda, della fondamentale. Come anche accadeva prima, la lunghezza d'onda è sempre il doppio della lunghezza della corda. Adesso la corda è stata accorciata a 40 cm, quindi la nuova fondamentale è lunga 80 cm. Perciò, da questo rapporto viene 640 Hz la nuova frequenza fondamentale. Quindi significa che la corda inizialmente vibrava più lentamente, con una minore frequenza, 256 Hz, quando viene accorciata la fondamentale vibra con una frequenza maggiore. Non a caso questo valore, 640 Hz, è i 5 mezzi del valore di frequenza iniziale, 256 Hz. Questo perché? Perché mentre prima dovevo generare un'onda che aveva questa lunghezza d'onda qua di 2 metri, adesso, avendo accorciato la corda è diventata i 2 quinti come lunghezza di quanto era prima, allora anche l'armonica fondamentale deve diventare i 2 quinti come lunghezza d'onda. E a parità di velocità di percorrenza delle onde, di propagazione delle onde lungo la corda, a parità di velocità, per fare un'onda più stretta, quindi con una lunghezza d'onda che è i 2 quinti di prima, bisogna che io produco i fronti d'onda più in fretta, più ravvicinati, in modo da produrli più vicini nello spazio. Quindi devo aumentare la frequenza di 5 mezzi. Questo è spiegato qua. Siccome la lunghezza è diventata i 2 quinti, anche la lunghezza d'onda della fondamentale deve diventare i 2 quinti di quanto era prima. Ma allora per accorciare la lunghezza d'onda devo generare fronti d'onda con maggiore frequenza, devo crearli più frequentemente, più fitti. Per
una frequenza che è i 5 mezzi della precedente, infatti 5 mezzi di 256 Hz fa 640 Hz.